noi abbiamo un'incredibile serie, sequenza, tradizioni di premi letterari che hanno fatto grande lo sport, storie di uomini, di donne, di tecnici, di atleti, di dirigenti, ma soprattutto storie di sport. Presidente, la letteratura dunque che ricorre allo sport cerca di mutuare dallo sport anche i suoi, diciamo, valori che sono culturali. Sì, insomma, penso che qualche giorno fa, intendo dire provocatoriamente qualche centinaio di anni fa, probabilmente lo sport non era protagonista della letteratura. Oggi, se voi andate a guardare, anche per ciò che riguarda l'interesse e l'appeal che hanno tutti i soggetti, l'universo dell'opinione pubblica a 360 gradi, si interessano sempre di più di questi testi, di queste recensioni, di queste chiare volontà di autori, anche di grande livello, di narrare e raccontare storie di sport a tutti i piani possibili e immaginabili, dai grandissimi a storie di personaggi sconosciuti, perché subentrano degli elementi umani all'elemento sportivo, la parte agonistica alla parte, se tu vuoi, nascosta. Si racconta l'individuo, la donna e l'uomo, con tutto quello che gli sta intorno. Basta guardare poi, da questi casi qui sono nati, diciamo, dei celeberrimi film, docufilm, che hanno arricchito moltissimo questa meravigliosa favola dello sport italiano. Lei è venuto a Formi anche per gratificare l'opera che sta svolgendo il direttore Davide Tizzano. Ve l'ha detto, noi ci siamo riappropriati di quello che eravamo, che era nostro. Abbiamo tolto un po' di ruggine, lo abbiamo innovato, perché lo sport italiano ha bisogno di Formia e di altri centri di preparazione olimpica. Sì, qui se ti fermi sei veramente perduto. Nello sport poi più che di ogni altra cosa, ma questo succede anche negli altri settori, nell'industria, cioè il conservatorismo non funziona, è sempre difficile. Da una parte ci sono dei soggetti che reclamano rispetto sacro, quasi ieratico, religioso, della storia, della tradizione, ma al tempo stesso, se non c'è una visione che guarda oltre, basta vedere appunto le nuove discipline sportive, non è che diventi diciamo demodé, non è che non sei più interessante, è che perdi il contatto con la realtà dello sport, e quindi automaticamente questo luogo si deve sempre evolvere, trasformare, innovare, ma deve anche investire, perché logicamente se non c'hai anche per queste nuove discipline un impianto che ti consente di ospitare gli atleti, viene meno la mission di Formia. Lei ha incontrato il sindaco della città, Gianluca Taddeo, ha garantito un piano di rilancio, o meglio, di una diversa nuova fruibilità da parte della città, del CPO Bonozzauli. Sì, ho chiesto una ricognizione precisa sulle cubature che possiamo avere, certo non saranno attività speculative, ho delle idee, proprio maturate questa mattina presto, mi sono confrontato, è chiaro che c'è un tema di budget, perché insomma noi non è che apriamo il cassetto e tiriamo fuori i fondi, però da qui a qualche mese vedrete che vi darò soddisfazione anche per qualcosa che secondo me renderà il centro di Formia, lo sport italiano, ma tutta la città di Formia particolarmente, diciamo, più che felice e entusiasta. Una penultima considerazione: lei ha salutato gli sciabolatori che stanno partendo per Milano per i campionati del mondo, ha annunciato tra le righe nel breve incontro con noi giornalisti che Formia tornerà a essere protagonista in vista del 2024, quando ci saranno le Olimpiadi a Parigi, e poi lei organizzerà assieme alla FIDA i campionati europei di atletica allo Stadio Olimpico. Sì, beh, insomma, immagino che Formia in prossimità dei campionati europei sarà, diciamo, non visitata, sarà sede di ritiro permanente di tante nazionali, tra cui ovviamente quella italiana, a Ostrava, a Cracovia, eravamo 50, abbiamo vinto per la prima volta la Coppa Europa per Nazioni, e una squadra molto molto competitiva, con qualche punta. Certo c'è questo, diciamo, doppio passaggio del T4, che è il piede un europeo,
Io penso che sapete benissimo, ci sono delle situazioni nello sport in cui l'individualità ti consente spesso di fare dei programmi magari diversi rispetto a quello che sono dei collegiali di un'intera squadra. E questa è una prerogativa, mi sembra che negli ultimi anni abbia molto funzionato per l'atletica leggera, ma al tempo stesso poi poco o tanto chiunque passa per fuori. Una domanda fuori busta gliela devo fare, in qualità di massimo dirigente dello sport italiano, le sue considerazioni sul ritorno del Frosinone nel massimo campionato di calcio, le sue considerazioni su questa bella iniziativa imprenditoriale che sta portando avanti da anni ormai un suo carissimo amico che si chiama Maurizio Stirpa. Sì, devo dire che questo fine settimana mi ha fatto riflettere, insomma, Frosinone è stato uno degli ultimi a ottenere la certezza di andare in Serie A, nel senso ha dovuto conquistare questa meritatissima certezza con un campionato esaltante della Serie B, però è stato già il primo a tagliare il traguardo del ritiro, con un'idea molto molto chiara, società, tecnico, direttore sportivo apprezzatissimo da tutti, e soprattutto c'è un'altra cosa, con anche una tutela, vorrei dire, di quello che sono equilibri patrimoniali, finanziari, stadio di proprietà, cioè una lungimiranza societaria che onestamente dovrebbe essere presa quasi per esempio. Poi Maurizio è un amico, ma lo direi a prescindere. Grazie. Vediamo che sono i ragazzini, sì, che sì, stanno scendendo. Una foto perché perdiamo l'aereo. Perdo il treno.